Dichiarazioni della Watchtower incredibili. Noi diffidiamo seriamente dell'astrologia, tuttavia ciò che segue, da qualunque fonte provenga, anche dallo stesso avversario, ci sembra rimarchevolmente vero alla luce delle nostre aspettative basate sulla parola del Signore. Solo per questo motivo ve lo presentiamo come segue: quando Urano e Giove si incontreranno sotto il segno dell'Acquario nel 1914 avrà improvvisamente inizio la tanto lungamente attesa liberazione e salvezza dell'uomo, la Torre di Guardia, 1 maggio 1903, pagina 31. 1920, le droghe somministrate per via endovena diverranno comuni durante il millennio. Saranno usate dal Cristo, i 144.000 più Gesù, per aiutare il genere umano a divenire perfetto e libero da ogni malattia, The Golden Age, 17 maggio 1920, pagina 808. 1920, l'altro giorno alcuni mi hanno chiesto, supponiamo che tu sia ancora qui nel 1925, che faresti? Io ho risposto che prima di allora sarò già a casa nelle Pleiadi, la Torre di Guardia, 1 novembre 1920, pagina 34. 1927, nel nuovo mondo Abramo potrebbe essere il governatore di New York. Isacco potrà governare Chicago e forse Giacobbe lo farà a Londra. Suo suocero, Lavan, era un diplomatico. Noi crediamo che tra breve Abramo verrà fuori dalla tomba, The Golden Age, 5 ottobre 1927, pagine 26 a 29. La grande piramide, in armonia con le scritture, dichiara che Cristo ha portato la vita, la restituzione alla vita umana, rappresentata da quella che è chiamata la Camera della Regina, alla luce, mediante il Vangelo. La buona notizia della redenzione. Così il testimone di pietra testimonia che mediante la chiamata della legge o il patto della legge nessuno della decaduta razza umana può ottenere né la vita umana, né l'immortalità, la natura divina. La croce, il sacrificio di riscatto, è così specialmente indicato da questo testimone di pietra. Il pozzo, che rappresenta il sacrificio e la resurrezione di Cristo, è la sola via per ottenere la vita e l'immortalità, dice la grande piramide. Alcuni possono dileggiare la testimonianza di questo testimone di pietra, così come dileggiano la scritta parola di Dio, ma ai loro schermi noi rispondiamo, datemi un'altra spiegazione per questo mirabile intreccio di parallelismi. Secondo quanto si leggeva nella rivista The Golden Age del 24 luglio 1929, pagina 702, il ruolo più idoneo per i negri era quello di servire l'uomo bianco. In tale compito essi avrebbero provato la più grande gioia e soddisfazione. La maledizione che Noè pronunciò su Canaan è all'origine della razza nera. È certo che quando Noè disse, sia maledetto Canaan, e divenga il servo dei servi dei suoi fratelli, ciò indicò il futuro della razza di servi. Non vi è al mondo un servo così eccellente come il servo negro, e la gioia che egli prova nel servire fedelmente è una delle gioie più pure che esita al mondo. Volete conoscere la verità? www.a-kaal.info